troviamo nel comune di Serravalle nel Chienti, località Fonte della Mattinate, sull'altopiano di Colfiorito. Alle mie spalle potete vedere l'imbocco del collettore romano che consentiva il deflusso delle acque del lago Plestino che occupava la piana di Colfiorito, creato per evitare impaludamenti e far defluire quindi le acque verso il fiume Chienti. Si tratta di un'opera interamente realizzata con blocchi di ghiaie cementate, sovrapposti a secco, senza l'uso di leganti, costituita fondamentalmente da un lungo cunicolo di cui si intravede qua la parte iniziale. Intorno al VII secolo, probabilmente momento in cui viene abbandonata anche la città di Plestia, l'antico municipio romano che sorgeva sulle sponde del lago, il collettore va in disuso. Sì. Dopo diversi secoli gli abitanti della zona si ritrovano di fronte a dover avere a che fare con gli stessi problemi di impaludamento dell'area che avevano avuto inizialmente i romani. Per cui da Varano costruiscono un nuovo collettore in sostituzione di quello romano, che ha un tracciato adesso parallelo e svolge le medesime funzioni. Qui ci troviamo all'interno della botte di Varano e quest'opera è stata realizzata nel 1438 da Giulio Cesare da Varano, signore di Camerino, per ribonificare l'altipiano di Colfiorito. L'opera si chiama Botte di Varano perché ci sono dei restauri, dei rinforzi, diciamo, fatti in epoca storica, che sono proprio una sorta di volte a botte che servivano, ecco, per tenere sull'opera. Quindi da queste volte il nome Botte di Varano. Nel 1997, a seguito del sisma che ci fu qui a Serravalle, venne fatto un lavoro per la realizzazione di un condotto moderno, perché c'era l'intenzione di valorizzare quest'opera storica, e si intercettò il condotto precedente di età augustea, datato quindi al primo secolo avanti Cristo, che è una delle ultime scoperte da un punto di vista archeologico. Quest'opera serviva sempre per far defluire le acque dal piano di Colfiorito al fiume Chienti. Oggi possiamo dire che non sappiamo se Giulio Cesare da Varano era certo oppure no di conoscere il condotto romano. Probabilmente sì, proprio come si può vedere anche da alcune porte d'ingresso che sono situate lungo l'asse sud-ovest dell'opera e che sarebbe anche interessante scavare ed indagare. Tutta l'opera è lunga circa 700 metri, ha due punti di ingresso, fu realizzata però a partire da Serravalle venendo verso l'altipiano di Colfiorito. È realizzata con tutte pietre di scaglia rosa e scaglia bianca, ha una pavimentazione tipica, diciamo, delle opere quattrocentesche, sfrutta per far defluire le acque la legge fisica di Bernoulli, ovvero nella parte iniziale dell'opera il livello, diciamo, della volta è molto basso, mentre più si va verso la fine, verso dove l'acqua doveva poi confluire nel Chienti dolcemente per non rovinare anche gli argini, e più la volta si rialza, raggiungendo quasi i 3 metri di altezza. Chi viene a visitare questi luoghi viene a scoprire un po' quali sono i segreti di queste montagne, i segreti presenti all'interno di queste zone un po' di confine. Sono dei percorsi particolari, un mix perfetto tra enogastronomia e cultura locale, alla scoperta appunto di quei luoghi che furono molto cari a San Francesco, ma che narrano e raccontano una storia antichissima che va dal Paleolitico all'Alto Medioevo.